Ciao ragazzi, in questo video vi farò vedere come realizzare il tortiglione al pomodoro. La cosa che dobbiamo fare è mettere a bollire le patate, come se si dovesse fare il tortiglione normale. Fatto questo, andiamo a preparare il pomodoro. Prima cosa, versiamo la passata di pomodoro in un tegamino. Poi aggiungiamo il basilico. Un pizzico di sale. L'olio. E mescoliamo tutto. Adesso dobbiamo lavare e sbucciare questi pomodori. Li sbucciate in questo modo, un po' come se si dovesse preparare un'insalata di pomodoro, più o meno. Una volta tagliati i pomodori, li aggiungiamo al sugo. Mescoliamo di nuovo. E adesso mettiamo a cuocere il tutto in una fiamma bassa. Adesso per vedere un piccolo trucco, che se le patate sono cotte, ci andiamo con la forchetta. Questo modo, non so se lo vedete. Se riuscite ad infilzare le patate senza problemi, vuol dire che sono cotte. Adesso prendiamo il nostro contenitore con le patate. E un trucco per farle raffreddare velocemente è quello di metterle dentro il lavandino. Fatto questo, ci passiamo l'acqua proprio fredda, fin quando non siamo sicuri che le patate si sono raffreddate. Dopo che le patate si sono raffreddate, le sbucciamo e le passiamo con questo oggetto che attualmente mi sfugge il nome. Comunque ve lo faccio vedere. Fatto questo, mettiamo un po' di sale, giusto un pizzico, così, in questo modo. E impastiamo il tutto. Una volta aver, diciamo, mischiato bene, in un altro contenitore andiamo a formare il nostro tortiglione. Allora, per prima cosa aggiungere l'olio per evitare che poi si brucia. Poi
mettere delle fette di salame, non è importante il tipo. Questo è piccante, ma va bene pure dolce. Come se volessimo formare uno sfondo qua. Una volta fatto questo, andiamo ad aggiungere le patate. Poi aggiungiamo il pomodoro in questo modo, cercando di coprire, diciamo, il più possibile. Dopo il pomodoro andiamo ad aggiungere la scamorza. E adesso aggiungiamo le patate rimanenti, così. Verrebbe una cosa più o meno così. E poi a piacere decoriamo il tutto col salame rimanente. Infornate il tutto a forno statico a 180 gradi.